Perché ha fatto queste foto? Io non le ho fatte, le ho collezionate, sono foto antichissime che hanno più di 100 anni e rappresentano come era una volta Torbole. Vedi qua per esempio questa prima, era tutta una pianura di gelsi, viti e coltivazioni e c'era il fiume Sarca, vedi, che faceva tutti dei giri perché non era stato ancora rettificato, non c'era neanche la centrale elettrica. Quindi ogni tanto veniva fuori, ci furono tantissime alluvioni. La più famosa, l'ultima, mi sembra che sia stata del 6 o del 5, dove è morto anche un vigile del fuoco di Torbole. E c'è ancora, mi sembra, la lapide sua al cimitero, se non sbaglio, quindi che l'hanno ricordato. Quindi noi le raccogliamo e poi ogni tanto facciamo delle mostre anche per far vedere a tutti gli altri la collezione. Perché lo fate? Di raccogliere le foto? Ma è un hobby più che altro, perché se, come tu per esempio raccogli le figurine dei calciatori, a noi ci piace raccogliere le foto e le cartoline antiche e metterle tutte insieme. Ci sono di Torbole quasi 1000 cartoline antiche, divisi in varie edizioni e numeri, e le più rare possono costare anche tanti soldi. Quanto? Ah, anche 300-400 euro le più rare. 300-400? Eh sì. Ci piace ricordare com'erano, per esempio, lì in questa foto qua, vedete com'era la foce del fiume Sarca. Vedi, c'erano le viti che arrivavano proprio lì fino quasi al fiume. Adesso ci sono degli argini di quasi 8 metri e è sparito tutto. Quindi per ricordare un po' com'era prima, noi raccogliamo le foto, che sono sempre più rare anche a cercarle, a dire il vero, a trovarle. Ma lì c'è un buco. Però il fiume continua. Qua? Di dove? Qua non c'è l'argine, qua dovrebbe cadere. Esatto, perché ci sono le varie anse. Una situazione del genere. Tu sei stato sulla ciclabile? Sì. Tu sei stato sulla ciclabile del fiume Sarca? Sì. Quando vai verso l'acqua Filaurt è più o meno così. Ci sono delle anse, ci sono dei pezzi che invece hanno molta sabbia, molti ciottoli, perché il fiume da solo scava le sue situazioni, sa, un po' va un po' più là, va un po' più in qua, poi magari si ferma un tronco qua, un tronco là, era tutto molto, molto selvaggio. Invece adesso l'ultima parte del fiume viene curato, viene tenuto bene, perché intanto c'è la centrale elettrica, idroelettrica, che usano l'acqua e poi la fanno riuscire di nuovo di qua, e poi hanno fatto degli argini altissimi qua perché c'erano troppe alluvioni, continuava a uscire Sarca. Pensate voi se a ottobre siete qua tutti con la paura che adesso il Sarca viene fuori e vi invade tutto il paese. Questo succedeva in tutti i secoli fino al 1906, quando hanno fatto gli argini alti. Questa foto qua per esempio è del 1900, tondo, e c'era, vedete, la spiaggia proprio quasi quasi fino lì alle case. Adesso invece non c'è più niente, c'è la strada che passa in mezzo al paese. Questa è la foto del porto del 1907 circa. Perché diciamo 1907 più o meno? Perché non c'è ancora l'affresco che avete visto prima grande su casa Boist, che lo dipinse più o meno, abbiamo stabilito, intorno al 1908-9, nell'estate, tardo autunno. Come vedete ci sono tutte, non c'è il grande pino che c'è adesso, perché serviva tutto il piazzale per le merci. Vedete qua che ci sono delle merci, queste qua saranno legnami, saranno cose che dovevano essere trasportate negli altri villaggi del lago. Qua poi abbiamo delle reti appoggiate, vedete, una matassa di reti, e che poi venivano stese, asciugate, riutilizzate, io adesso non lo so. E qua i bambini, vedi che stanno aspettando qualcosa, si vede che un pescatore è arrivato e ha preso dei pesci e probabilmente gli poteva anche regalare qualche pesciolino. Sotto qua si vede anche un carro pieno di roba, se non sbaglio, qua sotto. Sì. Ma quella casa con tante scritte è quella che abbiamo visitato prima? Esatto, perché, vedete, questa è una cosa interessante. È tutta pubblicità, è tutta pubblicità, perché era esploso il nuovo fenomeno del turismo, un nuovo fonte per fare reddito, per fare i soldini, per poter vivere. E intorno a fine secolo, a fine 800, hanno cominciato tutti a crescere gli alberghi, a aprire piccoli ristoranti e o se no anche delle piccole pensioncine, o chi aveva una camera in più le affittava, ed è esploso il fenomeno della pubblicità. Quindi c'erano tutte le pubblicità che parlavano degli altri alberghi, parlavano delle... Ma mi sono sbagliato, perché io pensavo che quella pubblicità era di quell'albergo.
No, non era l'albergo quello lì. Probabilmente il proprietario gli ha dato lo spazio per poter pubblicizzare quell'albergo lì, come succede anche adesso. E magari lo pagava. Per... Esatto, gli dava magari 2 o 3 lire e potevano lasciare la scritta per un anno. Ti dice tante di quelle cose, una foto incredibile. Per esempio, vi siete accorti che là c'è un soldato di guardia? Sì. Questo qua era di guardia il soldato, perché esattamente questo punto qua era il confine fra l'Italia e l'impero austro-ungarico che eravamo noi. Non c'era l'Italia qua, c'era l'impero austro-ungarico e lui era un soldato dell'imperatore. Infatti mio nonno dice che abita a Forlì, dice quando è che venite giù qua in Italia?